innanzitutto un ringraziamento a tutte le persone che sono venute, a partire da, dai relatori, Fiore, Felicordi, la dottoressa Bonini, Romaniello, ma anche queste persone che oggi sono in sala, dovete sapere che non sono spettatori. Sono stati attori di un processo, abbiamo consiglieri comunali, qui c'è Gennaro Cozzolino di Ercolano, consigliere della città metropolitana Danilo Cascone, che forse dopo avrebbero bisogno di dire in due minuti anche alcuni aspetti, perché ci sono delle novità sul grande progetto Pompei che vengono anche attraverso la città metropolitana, ma anche tutti gli altri, ringrazio il sindaco di Torre Annunziata che ha dato attenzione a questo evento ed è venuto, abbiamo avuto l'attenzione della precedente amministrazione di Portici e l'altra volta con Coscia della città metropolitana, ma tutte le persone che vedete hanno partecipato anche alla realizzazione di questi percorsi, di questo tour, sono persone che si sono affezionate all'idea di un rilancio del territorio, affezionato all'idea di non rassegnarsi, no? Perché la cultura della rassegnazione è facile presa nel nostro territorio, la rassegnazione di chi si laurea in beni culturali e poi dice me ne vado fuori dalla regione Campania, fuori dall'Italia perché qui non ho la possibilità di esprimere, o la rassegnazione per farla spicciola di chi non riesce a trovare un mezzo di trasporto pubblico per raggiungere il lavoro in regione Campania e va con l'auto privata. Noi abbiamo deciso di non pensare che la storia sia già scritta anche su questi territori, ma poterla scriverne una diversa e abbiamo fatto quel racconto che è un po' uscito dal video, abbiamo voluto rappresentare questi territori, raccontarla attraverso le ville vesuviane con chi ci raccontava la storia, la cultura di quei territori e anche chi ci raccontava le malefatte. Avevamo due persone che ci accompagnavano in questo territorio, gli abusi, le malefatte ce le raccontavano un po' sugli aspetti di cronaca e di analisi politica di tutti quel territorio, e l'altro ci raccontava sull'aspetto culturale. Questo è un buon modo, secondo me, per prendere coscienza del territorio e forse che ne è insieme le due anime che oggi anche nel dibattito sono emerse, cioè raccontare le bellezze del territorio e non nascondere, diciamo, le malefatte per uscirne dal territorio. Noi abbiamo tentato di uscirne, cioè abbiamo provato a uscirne anche con degli atti di indirizzo. Oggi questo secondo me è un momento culturale importante che si fa su questo territorio, che va in seguito ad altri. Perché abbiamo, nel nostro intento è stato sempre quello di coinvolgere i cittadini e le istituzioni da una parte, e le istituzioni l'abbiamo coinvolta anche con degli atti reali, abbiamo presentato una mozione in Parlamento, una mozione in Regione Campania e anche nei singoli comuni. Che cosa dicono? Trasformiamo, io sono contento che oggi non sono più l'unico, perché in questi incontri mi sono trovato unico, ma oggi man mano che si fa si vede benissimo che è un tema che appartiene a tanti, quelli di parlare non più di un turismo morti e fuggi, ma di un turismo che è un turismo che si prende a pieno il tema, non più un turismo dei grandi attrattori, ma un turismo come abbiamo comunicato noi, dei distretti di grande bellezza, si potrebbe dire. E questi distretti di grande bellezza possono essere, hanno bisogno di alcune azioni, noi ne abbiamo individuate alcune. Una è quella naturalmente della rete, trasporti pubblici, rete di cittadini che si mettono insieme, imprese che si mettono insieme, associazioni culturali, rete anche di accessibilità. Se attraverso l'Art Card Borbonica io e attraverso uno smartphone io ho tutto accessibile, tutto visibile, in cui vedo che ci sono degli itinerari già predisposti, facilmente raggiungibili, in una giornata, in due giorni, vivo il territorio in maniera differente. Tutto questo va costruito e va promosso dalle istituzioni, perché il lavoro secondo me degli imprenditori, quelli che stanno aumentando un po' anche il turismo interno, lo stanno facendo anche qui senza rassegnazione, perché si stanno mettendo in campo pur non essendoci questa rete di protezione, questa rete di rilancio così forte dal punto di vista istituzionale. Quindi sento sul fatto di avere un grosso investimento in campo culturale, perché i numeri ci dicono che noi oggi siamo quelli in Italia che spendiamo meno
di spesa pubblica di tutti gli stati europei. Quindi abbiamo una percentuale di spesa pubblica in campo culturale inferiore a tutti gli stati europei, quindi c'è qualcosa che non va più. Cioè, al di là dei bandi che riusciamo a vincere, i fondi che arrivano di qua, però sostanzialmente non c'è quella spinta necessaria che il nostro paese, di cui il nostro paese ha bisogno. E quindi siamo andati avanti con dei grandi no all'speculazione, ai grandi progetti che accentravano tutto, ma anche dei grandi sì che abbiamo coniugato in quello che abbiamo detto prima, nelle azioni propositive. Allora oggi noi abbiamo invitato anche il sindaco De Magistris, abbiamo invitato tutti gli esponenti della Regione Campania, perché il nostro è un discorso che va a stimolare continuamente attraverso un dibattito culturale quello che secondo noi continua ad essere una buona idea. Continua ad essere una buona idea e ben vengono tutti i patti che vengono fatti, e qui è necessario una forte presenza dei comuni, perché in questi 3 anni abbiamo registrato anche questo, una scarsa presenza di progettualità dei comuni o comunque di capacità di intervenire per vedere l'insieme, perché se non si riesce a vedere l'insieme, il distretto, ma si vede il campanile, è chiaro che questo discorso non riesce ad arrivare a... L'esempio è stato un grosso dibattito sull'acqua a Pompei, che in questo momento sembra, non so, fermo, non si sa, magari Danilo ci darà degli aggiornamenti, però io questo credo che è importante che questa discussione, dobbiamo dire la verità, un grosso grazie a chi ha lavorato al progetto UNESCO, perché loro sono riusciti a coniugare lo spirito della legge quando è stato presentato nel 2013 del grande progetto Pompei, che in un articolo forse en passant metteva il concetto di distretto di UNESCO, però l'hanno coniugato nella realtà, e noi tutt'oggi quando abbiamo fatto delle azioni in questi anni ci siamo ispirati a quella realtà proponendo gli itinerari turistici, rafforzandoli, quindi abbiamo preso lo spirito della nuova stazione della Bonini e di chi ha lavorato al progetto, e l'abbiamo fatto nostro portando poi anche a un lavoro di questo tipo fino ad oggi.